Un saluto a tutti gli amici di Android Geek. Oggi siamo in compagnia di LG Optimus Pro, prodotto lanciato sul mercato da circa 2 mesi al costo di 179 euro. Si tratta di una soluzione dotata di una tastiera fisica full QWERTY e rivolto un po' a chi ama lo stile BlackBerry. Adesso faremo un veloce unboxing per poi effettuare la recensione vera e propria. Allora, innanzitutto abbiamo l'Optimus Pro con al suo interno la micro SD del 2 GB è pronto per essere montato. All'interno della confezione abbiamo la cover posteriore, una batteria, auricolari, cavo dati USB e carica batterie con porta USB. Togliamo quello che non ci serve e montiamo lo smartphone. Batteria da 1540 mAh che garantisce un'ottima autonomia, tanto che si arriva con un uso intenso alla giornata e mezza. Questo comunque non deve assolutamente stupire, in quanto il chipset dell'Optimus Pro non è mostruoso, tanto che abbiamo il Qualcomm MSM7227, quindi processore ARM 11 da 800 MHz, 256 MB di memoria RAM, GPU Adreno 200, circa 150 mega liberi disponibili per l'installazione delle applicazioni. Buon assemblaggio, i materiali sono in plastica però sono di buona qualità, soprattutto la cover posteriore ha un rivestimento in gomma, quindi facilita l'impugnamento ed evita l'effetto scivolamento. Adesso lo accendiamo e lo descriviamo un pochino a livello fisico. Allora, a livello di dimensione abbiamo un terminale lungo 119 mm, largo 59.7 e spesso 12.9. Il peso è di 129 grammi, quindi piuttosto leggero. Dal lato sinistro abbiamo il bilanciere volume, su quello destro la porta micro USB. Sulla parte superiore abbiamo pulsante accensione e spegnimento e il foro per inserire le cuffie. Nella parte posteriore abbiamo l'altoparlante posteriore, la fotocamera 3 megapixel senza flash LED né autofocus. Davanti abbiamo l'altoparlante anteriore, purtroppo mancano il sensore di prossimità, il sensore di luminosità e il LED di stato. Abbiamo in basso 4 tasti fisici dedicati alle funzionalità di menu, home, back e ricerca, e ovviamente abbiamo la tastiera fisica full QWERTY. Molto piacevole il tatto, di buona qualità come costruzione, un pochino rivestita anch'essa di strato gommato. Forse dovrete avere un po' di pazienza nell'abituarvi a questa tastiera, soprattutto se siete amanti della tastiera fisica estesa come me. Comunque devo dire che una volta presa un po' la mano si scrive abbastanza bene e velocemente. Schermo da 2.8 pollici, risoluzione QVGA, quindi 320x240 pixel, forse uno dei limiti di questo smartphone, però tutto sommato devo dire che il touchscreen risponde molto bene. Come si può osservare è piuttosto reattivo. Passiamo al lato software. Andiamo a vedere la versione di Android, che è la 2.3.4 Gingerbread, e abbiamo la possibilità di aggiornare il software attraverso la modalità OTA. Infatti appena acceso il terminale la prima volta l'abbiamo aggiornato alla 2.3.4 proprio attraverso la modalità OTA, quindi molto più comodo rispetto all'aggiornamento da effettuare col cavo USB e PC. Ovviamente abbiamo la classica interfaccia di LG, quindi l'Optimus 1.0, ossia quella dell'Optimus One, quindi possibilità di organizzare i menu delle applicazioni in categorie, quindi aggiungere nuove categorie, rinominarle, decidere lo stile di visualizzazione delle applicazioni, possibilità ovviamente di spostare le applicazioni oppure disinstallarle in maniera molto veloce e rapida con un solo tocco. Pinch to zoom per richiamare le 5 schermate in una singola schermata,
schermate che però sono comunque impostabili fino a un massimo di 7. Nella barra delle notifiche abbiamo il lettore MP3 integrato e alcune funzionalità come Wi-Fi, Bluetooth, GPS e via dicendo. Ovviamente da disattivare e attivare in maniera molto rapida. Forse una ROM un pochino spoglia, nel senso che ci sono i widget, però i widget LG sono meno del solito, ossia ne abbiamo soltanto tre. Abbiamo la Red FM, il meteo e la gestione delle applicazioni, che è una sorta di widget che ci fa killare i processi. Inoltre manca anche il widget del calendario. Calendario che però è presente come applicazione. Per il resto abbiamo la solita dotazione di software di LG, quindi LG Word, abbiamo il registratore vocale, abbiamo Polaris Viewer per vedere, visualizzare, quindi documenti Office. Andiamo magari sulla fotocamera per vedere un po' il lato multimediale. La fotocamera abbiamo detto a 3 megapixel, con possibilità di decidere alcune impostazioni come l'ISO, il bilancio nero e bianco, qualità dell'immagine e via dicendo. Ovviamente possibilità di effettuare anche filmati, massimo 640x480 pixel per quanto riguarda la risoluzione. Andiamo a vedere proprio la galleria per vedere alcune foto scattate. Scusate, oggi sono un pochino raffreddato. Ecco, queste sono le foto. Ovviamente galleria che supporta il pinch to zoom, quindi gestire un multitouch. La qualità delle immagini sono abbastanza buone. Certo, ovviamente dobbiamo considerare che siamo di fronte a uno smartphone da 170 euro. I filmati sono buoni, soprattutto viene supportato anche il DVX in modo nativo, quindi certificato. Faccio vedere un AVI. Vediamo se riusciamo a beccare una scena un po' meno scura, però forse sarà un po' difficile. Eccola qui. Quindi qualità, come vedete, è buona. Ovviamente lo schermo non è eccelso, quindi comunque ci sono dei limiti. Comunque, tutto sommato, foto e video sono buoni. Andiamo magari a vedere come si comporta il lato audio, magari ascoltando un MP3. Quindi audio molto potente. Soprattutto nella riproduzione degli MP3, molto buono, soprattutto pulito. Per quanto riguarda invece le conversazioni, diciamo, l'audio non è altissimo, però è abbastanza alto. Però voglio farvi vedere una piccola pecca di questo telefono, ossia il fatto che manca il sensore di prossimità rende alcune operazioni un po' più macchinose. Ad esempio, chiamiamo il 414. Se noi adesso vogliamo chiudere, diciamo, la chiamata, una volta che lo schermo si sarà spento, dovremo sbloccare lo schermo e quindi chiudere la chiamata. Oppure, se vogliamo mettere in viva voce, dovremo sbloccare il telefono, tirare la linguetta del lock screen e quindi impostare in viva voce. Per disattivare il viva voce, idem, dobbiamo appunto sbloccare l'option, quindi disattivare il viva voce e eventualmente chiudere la chiamata. Quindi la qualità delle chiamate è buona, il volume è buono, audio pulito, però c'è questo fatto del sensore di prossimità che manca e quindi rende alcune operazioni un pochino macchinose e antipatiche, soprattutto una volta che lo schermo si spegne in automatico. Poi passiamo magari alla navigazione web. Ci accediamo direttamente alla tastiera fisica, come
così vediamo anche come è pratica. Vedete come io ho scritto tre lettere AND e già praticamente cercato quello che volevo, ossia il sito androidgeek.it. Velocemente possiamo andare sul sito web. Quindi tastiera fisica QWERTY che si comporta molto bene, soprattutto nelle ricerche, rende un po' tutto più pratico. Navigazione web buona, o meglio, ha due facce. Buona nel senso che è veloce nel caricare, buono lo scrolling, la fluidità del pinch to zoom. D'altro lato però abbiamo uno schermo con risoluzione 320x240 pixel che è un po' bassa per godere al meglio dell'esperienza web. Poi ovviamente manca il flash 10, perché comunque il processore ARM 11 non è di classe ARM V7, ma è un ARM V6, quindi non supporta il flash 10, almeno attualmente. Poi in più in là dovrebbe Qualcomm e Adobe dovrebbero rilasciare una versione ottimizzata per gli ARM 11, a patto che si funzionano ad 800 MHz come quello dell'Optimus Pro. Quindi navigazione web buona, però un po' limitata a causa della grafica, cioè dello schermo a bassa risoluzione, comunque godibile. Passiamo magari a vedere qualche altra cosa, ad esempio come si comporta in ambito ludico. Facciamo una partitina a Cut the Rope. Quindi vedete come i giochi comunque sono buoni, nel senso che sono comunque fluidi e divertenti da giocare. Questo grazie all'Adreno 200 che comunque riesce a gestire molto agevolmente giochi a risoluzione di 320x240 pixel. Questa schermata capita proprio a puntino. Vi volevo far vedere una piccola pecca di questo smartphone, una cosa che non mi è piaciuta, ossia la gestione della memoria RAM. Infatti molto spesso avremo questo messaggio che ci notificherà il fatto che la memoria scarseggia in questo determinato momento. Questo è un po' fastidioso perché ogni volta ci costringerà ad andare nel menu, nella lista dei processi in esecuzione, e quindi ci costringe un po' a killare le applicazioni. Se no il rischio è proprio di vedersi questo messaggio che ci perseguita continuamente. La cosa un po' fastidiosa è il fatto che comunque questo messaggio si presenta spesso anche quando abbiamo abbastanza memoria libera, quindi anche quando abbiamo qualcosa come 40-50 MB di memoria RAM. Ovviamente si spera che LG possa sistemare questo problemino, perché comunque è fastidioso. Almeno su Optimus Chat e Life, che avevano lo stesso hardware, la stessa quantità di RAM, questo non avveniva, però lì avevamo Android Froyo e questo un pochino fa pensare. Per concludere, LG Optimus Pro è un buon prodotto con i suoi pregi e i suoi difetti. I difetti che abbiamo elencato riguardano principalmente la mancanza del sensore di prossimità e la non perfetta gestione della memoria RAM, ma tutto sommato è un buon telefono con un ottimo comparto telefonico, una tastiera fisica di buona fattura che ci consente anche un'esperienza più immediata del sistema operativo Android. Ad esempio, vogliamo a richiamare velocemente le applicazioni, possiamo farlo digitando qualche lettera. Quindi buona esperienza Android, buona tastiera fisica, tutto sommato una buona velocità. Se siete amanti della tastiera fisica e dello stile BlackBerry, potrebbe essere una soluzione molto valida da considerare in fase di acquisto. E con questo è tutto, vi rimando quindi al blog androidgeek.it. un saluto da Matteo, ciao.